Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo appuntamento sempre sulla serie di Resident Evil 2. Nell'episodio precedente ci eravamo incontrati con Claire, intanto io vado a continuare il mio tragitto. Ci eravamo incontrati con Claire e non avevamo avuto più notizie per quanto riguarda Marvin, che non ci ha risposto alla radio. Questo può significare solo che sia morto, da quello che possiamo andare a pensare. Quindi, e abbiamo recuperato anche l'utensile, un attrezzo da lavoro di grandi dimensioni, che però adesso le tronchesi, un attrezzo per tranciare catene e altri oggetti metallici che andremo a utilizzare, per esempio qua. Quindi andiamo a vedere cosa ci riserverà, diciamo, questo episodio. Questa è un'altra stanza di poliziotti. Io purtroppo non ho al momento con me una granata stordente, non mi serve. Ok, che posso lanciare. Può essere utilizzata per contrattaccare ovviamente L1 se viene afferrato da un nemico. La sua efficacia in questa situazione sarà ridotta. Non mi serve al momento. Ovviamente devo andare a vedere tutti i posti. Qui c'è un nemico. Dai. Ok, meno uno da questa parte. Qui cosa abbiamo? La manopola rotonda. Tutte cose quando io non posso utilizzare niente. Ok, qui cos'altro abbiamo? Polve da sparo, qualità alta. Allora, facciamo così. Utilizziamo questa. E intanto prendiamo questa che è più utile, diciamo, rispetto alla polvere da sparo al momento. Qui un altro oggetto, dispositivo elettrico, che credo che sia il fusibile. Il fusibile che ci servirà dall'altra parte. Devo utilizzare il fucile. Togliamo qualche pallottola, qualche proiettile. Perché questo fusibile dovrebbe servirci per quanto riguarda l'altra ala, sì, l'ala che c'è dall'altra parte, per andare a fare luce. Questa è bloccata, non credo proprio si possa sbloccare, infatti. E là. Ok. Se mi apri la porta posso vedere. Wow, l'abbiamo letteralmente scoiato. Ok, quindi qui siamo. Abbiamo fatto il giro, perfetto. Ok. Noi, per andare di nuovo nella hall centrale, dovevamo andare da questa parte. Se mi ricordo bene, qui c'era il fusibile. Giusto. E qui c'era la strada normale. Quindi, letteralmente, per andare nella hall centrale devo fare di nuovo tutto il giro perché non posso passare da sotto al momento. Mi servirebbe un baule qui vicino. Munizioni, proiettili per la pistola. Al momento non ne posso prendere. Ok. Quindi andiamo. Aspetta, intanto possiamo fare così. Sì, ho ricaricato, possiamo prendere il fusibile e metterlo a proprio posto. Credo che sia il fusibile. Fusibile, atrio principale. Un fusibile elettrico. Sopra c'è scritto serranda, atrio principale. Così possiamo fare il giro comodamente. Allora, Marvin, sono qua. Vediamo cosa mi devi dire. Se sei diventato uno zombie o devo. Sei ancora vivo? Still alive. Credo non per molto, eh. Non ho niente da mettere qua al momento. Quindi andiamo avanti. Da questa parte posso. Credo che possa andare a posare sia questo. E basta. E basta, sì. E anche uno di questi. Ok.
Ok ragazzi, allora sono andato un po' avanti, letteralmente ho usato solo le tronchesi solo per aprire qualche altra porta. Ho trovato questa che con il simbolo dei cuori è quello che, da quello che vedo, ci sono molti più nemici, molti più zombie sparsi. Ok, finalmente abbiamo sbloccato anche questa. Però adesso sono completamente senza munizioni. Mi sono rimasti solo il coltello e basta, il coltello. Da questa parte, da quello che mi ricordo, non potevo prendere niente. Perché credo che mi serviva sempre 208. Posso prendere qualche munizione? No, perché sono pieno. Ok. 203 non lo posso prendere. Allora, intanto sblocchiamo il 208. Ok, lo apriamo così posso andare a prenderlo successivamente. Ok. E andiamo direttamente qua, nella, diciamo, sala sicura, dove vado a posare la polvere da sparo. E basta. Ah, questo ok. Questo ha esaurito i suoi utilizzi. Ok. Così ho due slot liberi. Due slot liberi. Posso andare a prendere le munizioni. E andiamo direttamente a metterle a questo punto. E andiamo nella parte superiore perché ho trovato anche un dispositivo elettronico. Che cos'è? Una specie di dispositivo elettronico a cui serve una batteria. Un detonatore per esplosivi C4, manca la batteria. Quindi al momento diciamo è inutilizzabile. Andiamo a prendere le munizioni e le mettiamo subito a questo punto. Ok. Quindi andiamo alla ricerca di nuovo di devo ritornare là sopra dove mi serviva la manopola rotonda, sì. Ok, l'ho già messa e mi ha sbloccato letteralmente il bagno, quindi posso andare dove c'erano le docce letteralmente. Come oggetti qui non ce ne sono tanti, eh. Lì c'è uno seduto. E credo che si rialzi appena mi vedrà. Ok, ah no, è caduto. Ok. Vediamo qua cosa mi dai. Polvere da sparo. Ok. Se ne aprono solo due e niente. Perfetto. Adesso qui cosa c'è? Munizioni per il fucile, buono. Ok, così li carichiamo. Qui non c'è niente. Ok, tu non ti rialzi, perfetto. Qui, eccolo, il nostro primo Liker. Allora, io direi che abbiamo quattro colpi. Uno spremedico e la miscela verde più rossa. Io direi di andarci vicino e batterlo. Oh cavolo. Guarda, hanno fatto l'animazione anche di quando se lo mangia. Wow. Ma io voglio vederlo da vicino. Voglio vederlo da vicino. Lì c'è una porta, eh. Posso entrare? Ok, mi hai fatto entrare, perfetto. Allora, da questa parte mi servirebbe sempre un baule. Munizioni per il fucile, ottimo. Da qui c'è un computer che adesso andremo a utilizzare. Qui mi servirebbe cosa? Mi servirà un qualcosa che non so cosa. Credo che sia qualcosa da andare a sbloccare con il computer a questo punto. Un'altra granata, non me la prendo perché altrimenti
Finisco tutti gli slot. Cos'è questo? Ah, uno spray medico. Non mi serve al momento. Polvere da sparo, qualità alta. Io direi che la possiamo combinare e andiamo a prendere le cartucce per il fucile, che combiniamo così. Perfetto. Così abbiamo due slot liberi. Entriamo da questa parte, vediamo cosa c'è qua dentro. Ok, questi sono, diciamo, gli uffici della Stars. Abbiamo trovato la batteria. La prendiamo e la combiniamo subito. E abbiamo un detonatore. Cosa mi dici del detonatore? Un detonatore per esplosivi C4, completo di batteria. Ok, che dobbiamo andare a mettere là sopra. Leggiamo questa nota. Circolare interna. Già ci sono dei, no, dei numeri, Io me li scrivo, 9, 15 e 7. 9, 15 e 7. 22 settembre 98, circolare di trasferimento forniture ufficio, cassaforte ignifugo dotata di combinazione a tre cifre, spostata dall'ufficio Stars, secondo piano, all'ufficio Ala Ovest, primo piano. La combinazione è sinistra 9, ok, destra 15 e sinistra 7. Si prega di cambiarla appena possibile. Voi sicuramente non l'avrete cambiata. Quindi andiamo direttamente a vedere cosa ci diranno nel computer. Ah, quindi qui è come se mi servirebbe un CD, presumo. Sì, infatti sì, serve un pass, l'autenticazione dell'account, inserire la chiavetta nella porta USB. Ok, quindi qui non possiamo entrare. Lì c'è una pistola e altro, quindi credo che siano cose utili. Quindi usciamo e affrontiamo il Liker. Sei ancora qui? È scappato? Ok. Io mi muovo lentamente, non vorrei, perché sento. Lo sento, sento che è qui vicino. Ah, eccolo qua. Aia. Ti voglio ammazzare, quindi preparati perché morirai, eh. Ok, sei morto? Ok. Allora, beh, ti hanno fatto molto molto bene. Si vede tutta la cassa toracica tutta aperta. I piedi sono fatti ottimamente, gli artigli anche, ovviamente. Beh, gli artigli sono qualcosa di particolare. Perfetto. Ok. Curiamoci, curiamoci, curiamoci con... sì. Ok. Qui serve quadri, che non ho. E qui andiamo a sbloccare questa porta. Ok, siamo da questa parte. Va bene, allora ritorniamo da Martin. Marvin, Martin. Ok, tu ti sei risvegliato, complimenti. Ok, ragazzi, io vi posso dire che per questo episodio è anche tutto. Marvin ormai sta morendo. Ok, vi ringrazio per la visione. Vi ringrazio. Se volete lasciare il like, potete lasciarlo. Ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre sul canale.